si apre questa 56esima mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina. Nero Norcia finalmente ritorna in centro storico. Un'emozione grande, un'emozione che ancora taglia veramente la voce, perché essere di nuovo qui dopo 2 anni da un terremoto così deflagrante. Il ricordo è immediatamente andato a quel 22 dicembre, quando la città era ancora impolverata e quando riuscimmo a calpestare di nuovo le pietre di Corso Sertorio. Sapere oggi che la mostra Mercato del Tartufo in piena sicurezza si può tenere ancora nelle nostre strade, credetemi, è qualcosa veramente di indicibile. Fatico a trovare le parole giuste per descrivere queste emozioni. Una grande emozione, ma anche un momento importante per l'economia di questo territorio. Beh sì, oggi è una giornata, generalmente la mostra Mercato del Tartufo è sempre il momento in cui noi ci riproiettiamo verso il futuro, presentiamo la città al contesto regionale, nazionale e internazionale. 3 weekend molto ricchi tra stand enogastronomici, prodotti di qualità, momenti di riflessione e tanto altro. Sì, è naturalmente un programma ricchissimo, oltre diciamo al nostro paniere che abbiamo la fortuna di avere tra il prosciutto IGP, il tartufo nero di Norcia, naturalmente la lenticchia di Castelluccio, il farro, tante altre belle diciamo, cose, le nostre aziende, e quindi siamo assolutamente sicuri di realizzare una manifestazione importante. Tra i tanti ospiti all'inaugurazione erano presenti Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e Maurizio Marello, sindaco di Alba. Ovviamente le ferite ancora ci sono, ma questo vuol dire che si è già fatto tanto, si sta facendo molto e speriamo di ritornare alla normalità piena quanto prima. L'impegno della Protezione Civile è fare in modo che le persone che ancora assistiamo, perché abbiamo persone che assistiamo con l'autonoma sistemazione, persone nelle soluzioni abitative di emergenza, abbiano il massimo livello di assistenza, non abbiano difficoltà, non abbiano problemi, quindi lavoriamo per questo. Sono rimasto felicemente sorpreso, perché non sapevo che la mostra fosse tornata qui nel centro, e sono arrivato da poco e la cosa mi ha fatto veramente piacere, da un segnale di grande vitalità di Norcia, che del resto c'è stata sin dal primo momento, perché comunque non hanno mai rinunciato a svolgere la fiera, e quindi con la fatica che purtroppo c'è, perché il terremoto c'è stato, ma si vede ad occhio una grande ripresa, quindi complimenti a Norcia, complimenti alla sua amministrazione e ai suoi cittadini. Galle è sempre stato vicino a questa iniziativa, oggi la cosa importante è che l'iniziativa ritorna al centro del storico di Norcia. Questo è un primo passo verso questa normalità che tutti chiediamo. Ho notato che in tutta la Valnerina si è cercato di non lasciare questi presidi di comunità che sono importanti, quindi intorno a queste manifestazioni abbiamo cercato di mantenere viva proprio lo spirito di aggregazione, le comunità. C'è una certa emozione, no? Perché si respira quest'aria di speranza, di voglia di rinascita, è un po' come l'arrivo della primavera che mette tutti nelle condizioni insomma, di pensare che poi c'è una gran bella stagione davanti. Tanta affluenza, tanta presenza di espositori, una buona presenza del tartufo e mi pare anche una gran voglia dei cittadini di pensare che insomma, il futuro darà senza dubbio giornate migliori di quelle che sono state nel passato. Anche il comune di Perugia presente a Norcia per l'inaugurazione della 56esima edizione di Nero Norcia, che ha un significato ancora più particolare per questo ritorno in centro storico, e la città di Perugia presente anche grazie al Perugia Calcio. Esattamente, Nero Norcia torna in centro dopo poco più di 2 anni dal sisma che ha colpito l'Italia centrale. Il Comune di Perugia con il suo patrocinio, ma in particolare lo sport del Comune di Perugia, è vicino ai Norzini, a quello che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa di questo sisma. Quest'anno ci sarà una bellissima mostra fotografica che tratterà proprio della storia dei ritiri estivi di questa squadra.
Lo sport è importante, aiuta, supporta, è condivisione, è anche beneficenza, e l'aiutare anche in queste situazioni cittadini di altri comuni che si sono trovati in queste situazioni è la cosa per noi più importante.